Iron Bike oggi seconda tappa, breve sconfinamento in Francia e la carovana dei 120 è rientrata in Italia con arrivo a Barge dove stasera ci sarà la tradizionale festa di accoglienza. Sembra facile, sembra anche bello al mattino presto quando si va da Celio verso i pascoli di Lausetto e il rifugio Carmagnola. Pedala spedito, l'unico della Panzer Divisione della Repubblica Ceca che sa sorridere ogni tanto e non mastica solo bicicletta. Audrey Wojtyla ha vinto le prime Iron Bike, che potrebbe ripetersi, sconfiggendo i 4-5 che sono venuti da Praga apposta per venderli cara la pelle. La moto ci ha permesso di stare dietro per un po' a Wojtyla, ma è qui che comincia il bello. Dopo il rifugio Carmagnola, la salita ai 3000 metri del Monte Bellino. Meglio l'elicottero per noi. Sulla pietraia un sentiero che le abbondanti nevicate hanno reso appena una traccia. Ci devono passare in 120. Il sentiero guadagna quota, bisogna arrivare alla croce del Monte Bellino, 3000 metri, discendere sull'altra pietraia. Non cambia nulla l'Iron Bike. Ci sono i due fratelli Rostagno, Davide Arperosa, lo spagnolo Ventura Sanchez che cerca di tenere a bada i quattro arrivati da Praga. Sullo sfondo la Rocca Provenzale, la Rocca e la Torre Castello ci danno l'ultimo squarcio della Valmaira. Altra salita verso i 2637 metri del Colle Morin per lasciare l'Italia, passare in Francia. L'ultimo nevaio della stagione prima del Colle, al di là il Mal Jasset verso la Francia. Ci sono 15 gradi. Quest'anno l'Iron Bike lascia solo un fugace saluto alla valle francese di Olivai, perché dal Mal Jasset, dopo tunnel, fortificazioni e caserme degli anni passati, si sceglie di rientrare subito in Italia, dal Colle Longet. E infatti ecco sotto di noi gli atleti all'attraversamento di Chianale, l'ultimo villaggio della Val Varaita. Siamo di nuovo in Italia, la discesa verso le frazioni di Ponte Chianale. La riserva d'acqua della diga di Castello dice che è stata un'ottima stagione quella del disgelo. I bikers si concedono la passerella sulla diga dopo aver costeggiato il lago sul sentiero destra idrografica. Domani terza giornata, da Barge si arriverà a Torre Pellice.